Buongiorno a tutti! Allora, oggi promossi e bocciati di make-up. Allora, cominciamo subito. Spero non vi dia fastidio. Ho lasciato aperta la porta in corridoio. Spero non vi dia fastidio la luce in sottofondo. Allora, oggi i prodotti recensiti sono soltanto 4 perché, come ben sapete, non sto comprando prodotti di make-up, quindi chiaramente, man mano che provo le cose, ve le recensisco però prodotti nuovi, ancora chiusi, imballati da utilizzare. Avrò forse ancora qualcosa in Italia, ma secondo me siamo quasi arrivati alla fine. Però questi appunto li ho aperti nuovi e ve li recensisco ufficialmente tra i promossi e bocciati. Partiamo subito. Vabbè, un prodotto me l'avete visto anche nello scorso video, quindi non mi dilungo troppo, però ripeto, ve lo promuovo ufficialmente. È questo blush di questa linea che trovo qui in Irlanda al Dils, che si chiama Makeup Gallery Feeling Blush. Questo qua nella colorazione Spice 3 con vitamina E. Come potete vedere è un colore un marroncino caldo, a me piace tanto perché a me cioè, stanno bene questo tipo di colore, più dei rosati devo dire, cioè mi ci vedo di più, poi insomma sapete che comunque il gusto è assolutamente soggettivo, comunque come potete vedere questo l'ho già bucato, è assolutamente promosso e assolutamente tra i preferiti, peraltro è un prodotto low cost proprio, quindi ottimo. Non vi voglio tediare oltre perché appunto ve ne ho già parlato. Poi un altro prodotto promosso, questo faceva parte dell'ultimo haul che avevo fatto su Maquillalia. L'avevo preso, ho utilizzato prima quello di Makeup Revolution e poi chiaramente quando ho finito quello, in realtà quello lo sto scavando ma è rimasto in Italia, quindi non l'avete ancora visto nei prodotti finiti anche se è quasi terminato. E quindi in Irlanda mi sono portata questo l'ultima volta che sono venuta giù, che è di questa marca Freedom. Pro Concealer, no, Pro Conceal Stick Professional London e il mio è nella colorazione 03 Light. È similissimo a quello di Makeup Revolution, veramente molto molto simile. Erano in stick, cioè sono in stick entrambi, si comportano esattamente allo stesso modo. Io preferivo quello di Makeup Revolution a livello di colorazione, ma la colorazione, voglio dire, basta scegliere. Più che altro perché questo è light, quello là era fair ed era ancora più chiaro e quindi mi dava un effetto praticamente illuminante sotto gli occhi, che questo non mi dà, ma semplicemente perché è un po' più scuro, ma per il resto si comportano esattamente allo stesso modo. Questo l'avevo pagato leggerissimamente di più rispetto a quello di Makeup Revolution, però devo dire che mentre il packaging di Makeup Revolution mi si è spaccato in mille pezzi subito, questo lo sto usando veramente ormai da un bel po' ed è assolutamente. Il packaging è assolutamente intatto, mi è anche caduto un paio di volte, devo dire, quindi ottimo. Ed è sempre un prodottino low cost, perché se non sbaglio quello di Makeup Revolution l'avevo pagato intorno ai 2,50 euro e questo intorno ai 2,95-3 euro, quindi insomma voglio dire sempre un prezzo assolutamente fattibile. Ripeto, questo lo trovate sul sito di Maquillalia. Poi, un altro prodotto assolutamente promosso, mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro, io non l'avevo mai provato, nonostante sia un must, un cult qui sul tubo. È il mascara di Essence La Love Extreme. Questo qua, famosissimo, ne hanno parlato, credo, tutte le youtuber mondiali, tranne me. Io arrivo sempre tardi alle cose, ma prima o poi ci arrivo. Lo scovolino è così enorme, ciccione, cicciotto, è più grosso del mio mignolo, se potete vedere, no, è come il mio mignolo. E però devo dire che nonostante lo scovolino così grosso mi impapocchio meno le ciglia rispetto per esempio a quello di Debbie che avevo bocciato tempo fa, quello col packaging fucsia, l'all-in-one di Debbie, che quello proprio non mi era piaciuto per niente. Questo mi piace tantissimo, devo dire che lo metto a pari merito, se non forse anche migliore, rispetto al Pupa Vamp, e questo costa un terzo rispetto al Pupa Vamp. Quindi credo che questo potrebbe veramente diventare il mascara della vita, perché allunga le ciglia, le incurva, ha un effetto altamente drammatico, che è quello che poi alla fine piace a me. Ottimo, ottimo prodotto, costa intorno ai 3-4 euro, come ben sapete. E niente, io ve lo straconsiglio. Mentre, sempre di Essence, un prodotto che io vi devo dire la verità, ancora non riesco a inquadrare. Mi riservo, cioè vi dico la mia prima impressione adesso e poi mi riservo di dirvi la mia impressione totale, cioè il mio parere totale alla fine, quando sarà finito, perché per ora ho un rapporto di amore e odio con questo prodotto. Sto parlando dell'Essence Camouflage 2 in 1 Powder and Makeup.
È un prodotto nuovo, lo trovate ancora, costa 3,59 euro se non sbaglio. Il mio è nella colorazione 20 nude beige, lo leggete meglio qua. Allora, perché io ho un rapporto amore-odio? Perché amore, perché c'è scritto high coverage e effettivamente ha un'ottima coprenza. Instant matte e sì, effettivamente mattifica, che poi è quello che cerco io in una cipria. Long lasting, nel senso che dura qualche ora, poi io dopo un po' inizio a lucidarmi e anche con questo inizio a lucidarmi, quindi. Sono 9 grammi di prodotto, non so se ve l'ho detto, comunque sono 9 grammi di prodotto. Quindi, amore, ok, ci siamo. Odio perché? Perché io lo sto usando da 3-4 giorni, non tantissimo, per questo anche sono prime impressioni. L'ho aperta, cioè ho iniziato a utilizzarla perché ho finito la cipria, quella di Maybelline. Vabbè, c'è il suo specchio. Uno dei motivi che mi ha fatto stortare il naso è che dopo l'ho usato 4-5 applicazioni, ha già fatto questo rilievo qua, che sinceramente vuol dire che il prodotto comunque in qualche modo si è seccato. Insomma, non sta mantenendosi bene, ecco, diciamo. Quindi già questa cosa non mi piace. E l'altra cosa che proprio me lo sta facendo odiare è che è veramente troppo pesante. Io lo trovo pesante, io ce l'ho su anche oggi. E forse, vabbè, non so se in camera si coglie, però è pesantissimo. Io lo sto utilizzando in combo con la BB Cream, quella di Rocher, che tra l'altro ho tagliato perché la sto finendo. Però c'è la combo dei due prodotti insieme, cioè questo qui è veramente pesantissimo e non è la BB Cream perché la BB Cream l'ho usata con altre tre ciprie diverse e non mi ha mai fatto questo problema. Io credo proprio che il problema sia lui. Proverò a utilizzarlo da solo anche nei prossimi giorni, magari con una crema come base. Però no, mi dilata, cioè sapete quando fa l'effetto? Avete presente quando mettete troppo prodotto sul viso e si crea quell'effetto proprio cerone, orribile, che vi segna i pori in maniera esagerata? E me lo fa questo prodotto qua, quindi non mi sta piacendo particolarmente. Ripeto, per ora è un ni, nel senso che comunque. Non è tanto che lo uso, quindi gli voglio dare un'altra chance. E tra l'altro, due delle tre cose che ci sono scritte qui comunque le fa, quindi non è che proprio non fa niente. Però, ripeto, mi riservo di darvi un parere completo nel momento in cui l'avrò quantomeno bucato, cioè quantomeno utilizzato da un bel po'. Adesso, appunto, con 3-4 giorni di utilizzo, diciamo che come prima impressione no, non è particolarmente positiva. Io devo dire che con le cipre di Essence mi sono sempre trovata male. Mi manca da provare. L'unica che mi manca da provare è quella col packaging azzurro, quella non l'ho mai provata. Ma avevo provato la All About Matte, mi si era rotta subito, mi si era spaccato il packaging, mi faceva bianca cadaverica, io già sono bianca cadaverica, quella veramente mi sbiancava ancora di più, quindi no, non mi era piaciuta. Poi ne avevo provata un'altra, sempre mattificante, un'altra cipria sempre mattificante col packaging trasparente. Peggio d'andare di notte, non mi era piaciuta per niente. Questa non mi sta piacendo particolarmente, vedremo se cambierò idea. Insomma, per ora, ripeto, le prime impressioni non sono particolarmente positive. E niente, questo è tutto. Questi sono appunto i quattro prodotti di questo periodo che ho proprio spacchettato, aperto, nuovi e provato. Spero comunque, nonostante sia un video con solo quattro prodotti, spero comunque di esservi stata utile. E niente, fatemi sapere cosa state provando voi di nuovo. Ditemi qua sotto nei commenti tutte le novità che state provando di make-up, così rosico un po', visto che io non sto comprando niente. E niente, benvenuti a tutte le nuove iscritte e iscritti. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per avere ancora più video e ancora più compagnia da parte mia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!